è stato appena presentato il documentario su Massimo Troisi. Un ricordo breve che tu hai di lui, come lo ricordi? Ma io lo ricordo sul film, lo ricordo come la persona che ha cambiato la mia vita dal punto di vista professionale e non solo, perché mio padre si è arrabbiato quando io ho rifiutato i 3 mesi per le poste, perché lui da postino, poi logicamente avevo fatto un piccolo concorso e avevo vinto questi 3 mesi per le poste, però poi io ho fatto lo stesso il postino, in un modo, come ho detto prima, molto più fortunato e internazionale. E che ha portato comunque questo postino, che ha portato ovunque l'italianità e il modo di essere italiani a modo suo, come diceva lui, no? Io sono a modo mio, non devo piacere per forza a tutti, però lui invece è piaciuto a tutti e continua a piacere a tutti. Tu prima in conferenza hai detto infatti che addirittura in Cina, no, ha conquistato tutti quanti, tu sei molto attiva in quelle zone, che sensazioni hai avuto sia di, appunto, di Massimo che è arrivato fino là, e poi invece cosa ne pensi del cinema cinese e per quale motivo, cosa ti ha portato ad essere così attiva appunto in Cina come prodotto? Ma guarda, innanzitutto quando il film piace all'estero è logico che ti emoziona tantissimo, perché noi italiano piace, perché noi eravamo affezionati a Massimo. Loro invece capiscono a malapena chi sono io, che anche ancora continuo a lavorare. Di conseguenza questa è la convinzione di quando, come dicevo prima, quando fai una cosa bella resta per sempre, e quando le emozioni sono sincere non importa la lingua, arrivano direttamente al cuore e ti fanno amare. E poi per quanto riguarda invece il discorso della Cina, io sono un po' una zingara, sono una curiosa. Per me la Cina è come un po' ritrovato quello che era da noi, forse quello che io non ho vissuto gli anni dopo la guerra, no? Questa voglia di fare, però il fatto di poter fare, di poter costruire in un modo difficile, perché non è facile, ti deve adeguare a quello che sono le loro culture e le loro leggi. Però è bellissimo perché riesci a fare. Bello, quindi insomma è come se fosse una tela bianca che sta riniziando. Sono riuscita a fare la prima coproduzione tra l'Italia e la Cina, e questa per me da piccola indipendente, ma piccola come sono io, è stata una grande vittoria. Perché riuscire a convincere il governo cinese a darmi fiducia e a farmi entrare nel loro paese, a importare l'Italia e importare logicamente qui la Cina, per me è una grande vittoria. Grazie infinite. Un bacione con tutta la musica da Maria Grazia Cucinotta a Fan Week. Ciao.